In collegamento da Milano adesso un grande esponente di questo mondo, un esponente del mondo Novax, anche se poi è un termine così improprio, sicuramente improprio. Un fruttariano, caro David, sicuramente ti farà risvegliare. Un fruttariano che considera i vaccini come qualcosa di estremamente negativo. Max Gaetano, buonasera. Buonasera signor Gaetano. Buonasera Giuseppe, buonasera Babbenzo. Buonasera. Perché lo chiami Babbenzo? Buonasera. Perché lo chiami? Perché sono all'incontro con i vigili Novax di Milano. Io sono Novax vero, poi storico. Ah, tu sei Novax storico. Benvenuto. Sì, benvenuto, perché... ci vediamo in terapia intensiva quando vuole. Io sono lì a tenere la mano. Sono tutti carnisti di merda come te con l'interapia intensiva, rimambito. Guardi caro. Io sono qui sono all'incontro con i vigili Novax che hanno una caratteristica comune. Sono cioè? Tutti odiatori sì. di Parenzo. Beh, questo cioè, è molto 100 vigili Novax di Milano crollano uno a uno, non c'è nessun problema. Guardi, tu mi stai dicendo che vengano con un fanalino rotto, ti rompono il culo che non hai idea. Io sono qui ad aspettare, guarda, sai perché? Perché stanno crollando uno a uno i Novax. Anzi, io sono qua a ridere. Che ieri ero con le forze dell'ordine e con i vigili Novax insieme a Alessandro Leonardo al Sacrario dall'altare della patria, erano tutte forze dell'ordine. Ma tu eri a cosa? Dov'eri? Dov'eri? Sono da multare tutti. Re di Puglia. Ah, sì? La Digos stava a decine e decine di metri di distanza, si è un po' cagata male. Addosso. No, beh, adesso la Digos, non questo è brutto. Questo non credo che ma la Digos sì. Ah, sì. Mi faccia paura, sì. Questi quattro poveretti, questi quattro sciamannati. La caratteristica comune era tutti odiatori di Parenzo, e adesso organizzeremo una grande manifestazione a Roma. No, però mi rende scusa, orgoglioso. Max, tu ripetiamo un attimo. No, non mi spaventa, mi rende orgoglioso il fatto che un gruppo di idioti. Ah, sì, mi anche odi. Il Tribunale di Padova è contro di te, dato che ha appena delegato alla Corte di Giustizia Europea una causa di fatto. Lei è confuso, sono già non gli effetti del virus, ma della sua idiozia. Scusi Gaetano, scusi. Ma come ti chiamano i vigili Novax? Ti chiamano Demenzo, perché Babbenzo dicono riduttivo. Scusa, non si sono vaccinati, giusto? Vediamo tra qualche settimana chi è il demente tra me e voi. Ah, vediamo. Sì, e vediamo gli effetti. Diciamo, scusa, aspetta, fermi tutti. Quelli che di cui parlavo io sono finiti in terapia intensiva. Con la terza dose. Non si ha notizia di gente morire. È mancata l'amica della vigilessa che l'altra volta mandò a fare in culo Parenzo una settimana dopo la terza dose. Quindi, cioè, secondo te il vaccino uccide? Secondo te, fruttariano Max Gaetano, il vaccino uccide? Certo, mm-hmm. Come sa chiunque. Io guarda, abbia aspetto. Ippocrate, no? Io che diceva che la medicina sia il tuo cibo, io che il cibo ti aspetto. Sia la tua medicina. Sarò ma lì a vedere la tua intubazione. I medici ritardati sì. Di tua madre e di tuo padre e anche sarò dei tuoi figli, caro a vedere demento, la caro tua demento. Intubazione. Perché mi sono vaccinato. Il tribunale dei minori, ti porterà via i sarò figli a vedere la tua intubazione. Io sono qua ad aspettare. Di tua madre e di tuo padre. No, però scusami Max, non ho capito perché. Parliamo di cose. Ma perché dovrebbe portare via? Perché dovrebbe... del nonno di Bill Gates. Nonno di Bill Gates. Che ha fatto il nonno di Bill Gates? È una roba intelligente che ha detto. Il padre di Bill Gates era l'avvocato di Rockefeller, amichetti di Parenzo. Ricordiamo che Rockefeller erano cristiani battisti e smettiamo con queste cazzate che gli ebrei comandano al mondo. Sì, esatto. E il nonno di Bill Gates è quello che ha provocato la pandemia spagnola vaccinando i soldati americani di meningite. Ma questo è proprio un coglione, cazzo. Ma perché sei un aborto mancato? Sono tutti gli altri. No, aspetta, fermo. Il nonno di Bill Gates. Perché mi dici ritardato? Perché offendi? Ha detto che ti stupra. Quando perché dici ritardato? Ti stupra, ok? Leonardi dice Leonardi. Scusami, ma perché mi minacci in questo modo? Io non ti voglio denunciare, ma perché mi minacci in questo modo? Stuprare. Perché mi picchiami ritardato? Non perché fai un favore alle persone calunnie? Che sono malate, magari io, ma metti che lo fossi. Perché mi insulti così? Sono malati di Stato, strage di Stato. Fatta ma di perché mi insulti così dicendomi ritardato? Magari no, però, lo scusa, sono davvero, potrei denunciarti. Rimettiamo le cose a posto, scusami, Max. Scusa un attimo, tu sei. Sai che sei una povera testa di cazzo, sei una povera testa di cazzo che ti rendi ridicolo davanti a milioni di persone. Sì, tesoro, amore. Tesoro, ti tengo la manina quando finisci in terapia. Che intensiva. Vengo lì a tenerti la manina quando ti metterai tu direi non sai che il nonno di Bill Gates ha fondato la Rockefeller quando sarai lì che non riuscirai a respirare non riuscirai a respirare io sarò lì a dirti intubatelo.
intubatelo. Però scusa, sarai lì con gli occhi. Ma non ho capito una cosa, scusami Max, non ho capito il nonno di Bill Gates che ruolo ha in tutto questo? Ha provocato la pandemia? Dunque, allora, il nonno ha provocato la pandemia esattamente come il figlio nel 1913. Io non so di chi sia figlio lui, però lo posso immaginare, sai. Ma di chi sei figlio tu? Ma di chi sei figlio tu? Lo possiamo immaginare tutti di chi sei figlio tu, no? Sono figlio di Giuseppe, però non si può dire. Max, non ho capito, il fatto che tu sei fruttariano ti protegge dal virus, secondo te? È un coglione, questo è fruttariano, è un coglione, non è fruttariano. Non ho mai sentito di un fruttariano con raffreddore o con l'influenza. Mentre tutti i carnisti di merda come Demenzo, sì. E ricordo che Big Meat, cioè l'industria della carne, possiede il 90% delle terre. Ma viva l'hamburger. Allora, domani ritorno di Max Gaetano, il fruttariano.